Dopo il suo lancio ufficiale, venuto circa un anno addietro, ci aveva colpito particolarmente il fatto che la nuova Scott Foyle fosse utilizzata anche da scalatori del calibro di Bardet al successivo Tour de France. Una sorpresa, in parte, per corridori così tecnici appunto come il campione francese, ma anche una conferma, ovvero la versatilità di questo progetto marcatamente race e marcatamente aerodinamico, ma capace di funzionare bene, sia nei contesti molto molto veloci e anche in salita. L'abbiamo utilizzata, l'abbiamo sfruttata parecchio in questo periodo di test, l'abbiamo portata anche in gara alla Gran Fondo, all'Ela Merckx di Verona, diciamo giusto per completare proprio il nostro test. Ciao a tutti, benvenuti su bici.pro, questo è il test dell'ultima versione della Scott Foyle nella versione RC Ultimate e ve la voglio presentare. Esistono delle biciclette che esprimono degli importanti concetti aerodinamici e che comunque vanno bene anche in salita, al pari di biciclette che si focalizzano molto di più sugli scalatori, sulla salita stessa. Non sono molte, ma ci sono. E l'ultima versione della Scott Foyle rientra in questa ristretta schiera di prodotti. La Foyle RC Ultimate ha un'immagine importante, per certi versi è ingombrante, con un piantone curvato che si distacca quasi completamente dalle altre tubazioni, che mostrano linee marcate e decise. Ha un avantreno voluminoso, soprattutto nella sezione dello sterzo e per quanto riguarda il profilo laterale della forcella. Ma andiamo a snocciolare il test vero e proprio di questa bicicletta, che diventa uno dei riferimenti per gli agonisti che con un'unica bici possono gareggiare su percorsi molto veloci e anche con percorsi con tanto dislivello positivo, con tanta salita. La Scott Foyle è una bicicletta particolarmente veloce, lo si percepisce fin dalle prime pedalate, lo è naturalmente sulle strade pianeggianti, lo è all'interno di quei percorsi vallonati dove risparmiare watt ed energie porta dei vantaggi soprattutto nel medio e nel lungo periodo. È una bicicletta parecchio fluida, molto scorrevole e ogni volta che ci si alza in piedi sui pedali per rilanciare o semplicemente per cambiare posizione per qualche secondo, la briosità che arriva dal telaio della forcella si sente particolarmente. Si sente come? Dà l'impressione di essere un blocco unico, è rigida e al tempo stesso non è estrema, è molto reattiva, al tempo stesso è molto equilibrata. Si lascia guidare con facilità e tutto sommato può essere portata senza mai far pesare l'importanza delle sue caratteristiche di bici corsaiola. Proprio la facilità di guida è un aspetto che colpisce non poco ed emerge in quelle situazioni tecniche dove molte bici aerodinamiche pagano dazio. I cambi di direzione repentini, ad esempio, quando è necessario pensare con forza dopo aver impostato una traiettoria e anche in discesa alle alte velocità, un secondo esempio. È un gran bel giocattolo e trasmette tanta sicurezza proprio in quelle situazioni appunto dove tante biciclette aerodinamiche cedono leggermente. E poi la salita. La Foyle è una bici aero che non pesa neppure quando le pendenze arrivano in doppia cifra. A tratti sembra di avere a disposizione una bicicletta diciamo più sottile, più sfinata, una bicicletta da scalatore. Per via della sua geometria e di impostazione degli angoli, soprattutto quello anteriore, che tutto sommato è abbastanza dritto, e questo diciamo spiega in parte anche tutta quella velocità e rapidità ad inserirsi nelle traiettorie più strette, invita ad uscire molto di sella e a caricare tanto sull'avantreno. Qui un altro vantaggio che arriva dal mezzo meccanico, ovvero un comparto anteriore che sostiene tantissimo e una forcella che non dà mai la sensazione di tirare indietro, di flettere, di scomporsi. Anche il manubrio, soprattutto la sua ergonomia e la sua rigidità che non è per nulla eccessiva, gioca un ruolo importante in questo frangente. La sagoma del manubrio, del Creston, del Synchronous Creston nella parte alta è piuttosto sfruttabile, è comoda. In conclusione, la Scott Foyle RC Ultimate non è la bicicletta che è adatta a tutte le tipologie di ciclisti. La nuova Foyle è prima di tutto una bici da gara, con pochi compromessi, che fa godere letteralmente quando si è in gara testa bassa, ma che rispetto a buona parte delle bici aero che offre il mercato funziona bene anche in salita all'interno di percorsi con altimetrie tecniche frastagliate. Non è una bicicletta comoda, o perlomeno non è la bicicletta confortevole per eccellenza, piuttosto è una bici facile, affermazione che deve essere però contestualizzata all'interno di una categoria race.
allora proprio in questo frangente la facilità diventa funzionale al comfort, perché può diventare gratificazione e può ampliare ulteriormente il range di sfruttabilità di una bicicletta davvero completa.